Juventus, Cristiano Ronaldo non pensa all'addio, pensare solo alla Champions League. Negli ultimi giorni sono circolate alcune voci che vorrebbero una separazione, a fine stagione, fra Cristiano Ronaldo e la Juventus. Questa mattina, però, il quotidiano sportivo Tuttosport ha rivelato in esclusiva che CR7 è felice in bianconero e che non ha nessuna intenzione di lasciare Torino. Infatti, non è arrivata nessuna offerta da parte del Manchester United né al giocatore né alla società bianconera. Ma soprattutto Cristiano Ronaldo è sempre convinto della scelta fatta in estate e nel suo futuro vede la Juve. Perciò le voci che lo vorrebbero scontento e a un passo dall'addio non trovano conferme, questo non può che far piacere ai tifosi della vecchia signora che potranno ancora ammirare il loro fenomeno. Ronaldo e la Juve pensano alla Champions League. Cristiano Ronaldo, dunque, allontana le voci che lo vorrebbero lontano dalla Juve, adesso il suo obiettivo è quello dei bianconeri e pensare solo ed esclusivamente ai prossimi impegni. In particolare sul calendario della vecchia signora c'è una data segnata con il circolino rosso, 12 marzo. Questo sarà il giorno più importante per la squadra di Massimiliano Allegri che, contro l'Atletico Madrid, cercherà di rimontare il 2-0 dell'andata. Cristiano Ronaldo è una delle certezze di formazione del tecnico livornese che, però, nei prossimi 14 giorni dovrà disegnare l'11 perfetto per battere gli spagnoli. Oltre a CR7, un'altra delle certezze sembra essere Federico Bernardeschi, Massimiliano Allegri punta molto su di lui e sta pensando di schierarlo o in attacco o a centrocampo. Il numero 33 bianconero, con il suo talento, è uno degli uomini chiave per provare a scardinare il muro che ergerà l'Atletico Madrid. Si spera di recuperare Douglas Costa. Nei prossimi 14 giorni la Juve punta a recuperare Douglas Costa. Il brasiliano sta avendo una stagione piuttosto travagliata, ma la speranza è che, per la sfida di Champions contro l'Atletico Madrid, possa essere a disposizione. Infatti, il numero 11 bianconero potrebbe essere una freccia in più nell'arco di Massimiliano Allegri e con la sua velocità potrebbe davvero fare la differenza. Douglas Costa, però, è fuori dalla sfida contro il Parma e perciò dovrà ancora lavorare per ritrovare la condizione fisica, per questo motivo non dovrebbe recuperare per la gara contro il Napoli e forse anche contro l'Udinese potrebbe dare forfait. Solo nei prossimi giorni, probabilmente, si capirà quando Douglas Costa potrà tornare a disposizione.